Bentornati su Antenna 2 TV, eccoci qui di nuovo insieme, pronti per iniziare un'altra puntata con 20.000 giri. Il programma di Antenna 2 è dedicato interamente al mondo della Formula 1. E allora saluto subito i nostri ospiti in studio. Salve Mario Zucchelli. Buongiorno. Salve Marco Iori. Buongiorno. E insieme in questa nostra puntata commenteremo il Gran Premio d'Australia che si è disputato proprio ieri. Ma come sempre, con l'ausilio della grafica, andiamo anche a vedere qual è l'attuale situazione del Mondiale Piloti, dove in cima alla classifica troviamo ancora Verstappen con 51 punti, davanti a Leclerc 47, Perez 46, Sainz 40, Piastri 28 e Norris 27. Vediamo anche la situazione del mondiale costruttori, dove prima è Red Bull con 97 punti, davanti a Ferrari 93, McLaren 55, Mercedes 26, Aston Martin 25 e poi Racing Bull Team 6 punti. E allora entriamo nel vivo di questa puntata insieme. Marco, la prima domanda è per te, perché ieri abbiamo visto che per Verstappen ci sono stati problemi ai freni che lo hanno costretto al ritiro e quindi il re si deve inchinare ancora una volta al circuito d'Australia e ritirarsi dalla prova del mondiale. Però c'è da dire che Ferrari, con la vittoria di Sainz, il secondo posto di Leclerc, si è comportata davvero molto bene su questo circuito. Molto bene si sono comportati anche gli pneumatici e ricordiamolo che una doppietta Ferrari non la si vedeva dal 2004 con Schumacher e Barrichello. Chiaramente si è interrotta un dominio da parte della Red Bull che durava da parecchio tempo e l'ha interrotto ancora Sainz. Quindi purtroppo finalmente è cambiato qualcosa. È stato un gran premio un po', cioè la Red Bull non so se sarebbe riuscita ad arrivare a vincere Verstappen, perché Ieri si è aveva già qualche c'era già qualche soffriva. problema, Sì. cominciava e già pronti via. Dopo chiaramente subito esploso, poi è esploso anche un freno, quindi i problemi del Red Bull è sul freni, cioè ieri sono stati i freni. Non è un grandissimo problema a mio parere. Sarebbe stato peggio il motore, Ah, beh, perché col certo. fumo pensavo che fosse questione di motore, quando si è visto l'inizio. Invece, vabbè. Comunque, poi c'è la determinazione di un Sainz sopra le righe, che è stato veramente Ha fatto di più non incontestabile. poteva fare assolutamente. Incontestabile, assolutamente. È Ma anche perché stato. ricordiamolo, Sainz 2 settimane fa è stato operato di appendicite. Ma forse quello era più leggero, Era più era leggero. più leggero. Compensava bene la monoposto. Quindi è stato effettivamente molto molto determinato. È tranquillo, ecco. Mentre vi ho visto molto nervoso Leclerc, Leclerc. già nelle prove soprattutto, perché ha fatto due o tre errori nel Q3 che non era da lui. Non so cosa stia succedendo, o che pensa. No, non a tuo avviso, Marco, a livello psicologico magari, Psicologico, sì, può risentirne di questa esuberanza, queste sì. performance ad alti livelli di Sainz? Cioè, c'era già la differenza Sainz e Leclerc, è che Sainz è un diesel, l'ho sempre detto, no? Leclerc è Un benzina. un benzina. Ecco, quindi, mentre stavolta invece Sì, una gara un po' anomala, un weekend un po' non tanto anomalo, quanto da capire perché effettivamente sembra che Leclerc stia soffra soffrendo. così tanto, Sì. perché dopo tutto in casa Ferrari il primo pilota teoricamente è Leclerc, Sì, però Sainz sta tirando chiaramente. fuori davvero ottime prestazioni, anche con Ma sai, Sainz è già di per suo abbastanza tranquillo, cioè, è abbastanza freddo, ecco. Mentre in questo caso lo è ancora di più. Cioè, si gioca tutto, perché gli interessa, cioè, certamente gli interessa vincere, però la squadra non gli frega niente, in un certo senso. Sì, Quindi, Ma però Mario, infatti c'è da io dire noto che che allora che la numero due è la Ferrari,
ha mantenuto la Sì, sua posizione, assolutamente, ha perché sparendo confermato. McLaren, cioè McLaren, sparendo Red Bull, la Ferrari si è presentata con tutti e due i piloti Assolutamente. davanti a una Red Bull e una McLaren che è sempre, non è stata proprio pericolosa, Brillante, però. però gli è stata sempre attaccata. Ecco, ma allora Quindi, io mi riaggancio un attimo, Mario, vengo da te perché abbiamo appunto parlato di Sainz e di Leclerc, e a questo punto è doveroso anche porsi un po' una domanda, perché sono molte le voci che girano, molti commenti di perplessità sull'arrivo di Hamilton la prossima stagione, perché se Sainz in questa primissima parte del mondiale sta dimostrando quello che sta dimostrando, effettivamente qualche malumore, qualche perplessità sull'arrivo di un Hamilton che quest'anno non gira c'è. Allora dovremmo iniziare subito a dire che speriamo che anche Hamilton si faccia l'operazione di appendicite. Speriamo che, facendo bene a parte quello. Sì, sicuramente, certo, c'è un Sainz che sta andando molto bene, in effetti. Va detto anche, onor del vero, che l'ha monoposto e, diciamo, ha un setup migliore per lo stile di guida di Sainz, vale a dire. Sainz ama un avantreno molto diretto, cosa invece l'incontrario Di di Leclerc. Leclerc, che lui invece ama, diciamo, un posteriore, piuttosto invece ballerino, diciamo, un po' più slide, un po' più scivoloso. La monoposto è nata così, non è che è stata settata, è stata costruita, è stata sviluppata sullo stile di guida di Sainz. È nata così e a volte quando nascono le monoposto possono trovare che un pilota dei due piloti, uno dei due piloti si trovi meglio con lo monoposto, un po' più come succede con Verstappen, con Perez. L'anno scorso Perez l'ha sempre detto, questa monoposto io non me la Non la sento, non me la sento. sento, non riesco a sentirmela cucita addosso come invece Verstappen, che invece si sente si sente tutt'uno, si sente in un modo, riesce a portarla proprio al limite perché in pratica riesci proprio a calarti proprio insieme e diventa proprio sei con un simbiosi proprio con la monoposto, la senti perfettamente, la senti attaccata al suolo, senti che spingendo al limite la monoposto reagisce anche spingendo al limite. Perez, ecco, ad esempio, l'anno scorso diceva che quando la spingeva al limite aveva qualche problemino o di sottosterzo o di sovrasterzo e aveva sempre paura di uscire di pista, non sentiva la monoposto. Riallacciandomi al discorso che mi hai detto, per quanto riguarda Hamilton, la cosa è stata fatta questa operazione, che tra l'altro poi magari so che c'è anche nella domanda che avremo modo di parlarne più avanti, perciò non mi voglio dilungare oltre. È stata fatta questa operazione dell'arrivo di Hamilton, di questo 8 volte campione del mondo. John Elkann lo ha voluto, però penso che comunque nell'entourage Ferrari non sia solo stato voluto dal presidente, sia stato spinto probabilmente anche dall'entourage, diciamo, della Ferrari. Vedremo, come dice una canzone, lo scopriremo solo vivendo, come si diceva, se sarà fatto. Certo è, e concludo, stiamo vedendo un Sainz veramente molto, 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 molto in palla. Addirittura sta andando meglio di Leclerc. E non vorrei che sotto sotto io ho quasi una sensazione che Leclerc stia cominciando un attimino a soffrire queste grandi performance di Di Sainz. Science, E sai, psicologicamente nella testa di un pilota, sai, ti scattano tante senti il cose primo poi, pilota e ti vedi che invece ti sta davanti il secondo pilota, quando cerchi anche di spingere, puoi cadere, puoi indurre nell'errore, come abbiamo visto anche nel Q3. È vero che nel Q3 l'ha fatto anche Sainz in curva 9 e 10, Sì, forse sarebbe ma lui ne ha potuto. fatte due. Leclerc ne ha fatte Leclerc ne ha due, fatte due. ma due Sì. Non ci se lo pesanti, aspetta da un pilota pesanti. come Esatto, sì. Leclerc. Anche Sainz in curva 9 e 10 ci Sì, ha lasciato sì. Sì, un vabbè. paio di decimi, è arrivato a 2 decimi e 7 dalla pole, magari non ce l'avrebbe fatta, però avrebbe potuto accorciarla di molto la cosa. E Leclerc invece che sta anche in qualifica,
anche in qualifica, sono due o tre gran premi che sta soffrendo. Bene, abbiamo parlato di McLaren prima, Marco, ma tutto sommato McLaren è lì, bene o male, i punti se li porta a casa. Di fatto però dobbiamo parlare di Aston Martin e di Mercedes che non pervenute. Cioè addirittura Mercedes due ritiri. No, la Mercedes c'era. Sì, si è visto Russell che ha fatto un bel numero. Un bellissimo numero di magia. No, però è da commentare questa Mercedes situazione. Mercedes sappiamo già da inizio anno che non va. Hamilton poi ieri è sparito. Totalmente, era in gita turistica. Forse in Australia non c'è mai stato, faceva il canguro, non so. Comunque, dopo la McLaren è lì vicina, ha mantenuto la sua, la terza forza, diciamo. È andato abbastanza bene Alonso. Alonso ha fatto un'ottima gara. Ecco. Comunque, questa volta gliel'hanno data la penalità, sì. Non c'è più Suleiman. Comunque, più o meno la scaletta è quella, ecco. Non ci sono variazioni, quella si calcolava di primo, secondo, terzo, sono queste qui. Resta la Red Bull ieri, poi con Perez è sparito. E infatti volevo anche chiederti un commento in merito a Perez, perché effettivamente forse ieri ci si aspettava di più. No, ma si è visto quando è rientrato dietro a Leclerc, che aveva cambiato le gomme, così le gomme fredde, lui le gomme calde, non è riuscito neanche a stargli vicino. In due curve Leclerc era andato via. Quindi, cioè, oltre all'incapacità, cioè, alla scarsezza del pilota, ma credo che ieri la Red Bull abbia avuto effettivamente qualche problema. Sicuramente. Penso, forse, sì, anche lui, forse anche lui freni oppure o qualcos'altro. Sì, ecco, ma appunto mi aggancio, Mario, a Red Bull. Sì, qualche problema effettivamente, sicuramente sì, qualcosa c'è stato. Sì, di Green hanno avuto dei problemi. Infatti Chris Horner, il team principal Red Bull, che è stato intervistato da TV inglese, ha detto che anche senza il problema del freno, ha detto non so se Verstappen sarebbe riuscito, questo gran a stare premio, sarebbe riuscito a spuntarla, ha detto, perché con i problemi che poi dopo 10-15 giri avevamo avuto di greening, ovviamente Sainz, che non aveva problemi di greening, sicuramente sarebbe arrivato subito negli scarichi, poi che fosse riuscito, ha detto, a superarlo, che se Sainz superasse Verstappen o Verstappen riuscisse male a risuperare la cosa, però probabilmente saremmo arrivati, ha detto lui, si sarebbe potuto vedere un gran premio forse al photo finish, non era una passeggiata, ieri non ci aspettavamo una passeggiata, perché abbiamo riscontrato sia il venerdì e sia il sabato con questi problemi di greni, che invece la Ferrari, noi stranamente non li avevamo mai avuti, li aveva più la Ferrari. E ieri invece è stranamente toccato a noi, che abbiamo avuto questi problemi di greening sulle varie mescole, e invece la Ferrari su tutte e tre le mescole che ha usato, sia Sainz e Leclerc, sono andati veramente molto 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 bene. Speriamo che almeno in Ferrari si sia riusciti in parte, perlomeno se non del tutto, a risolvere questo spinoso problema, che ormai era un problema ormai cronico, che ce lo portavamo ormai da una decina d'anni, che questi pneumatici dopo 10-15 giri degradavano e andavano in cliff, in pochi giri dovevamo subito rientrare a sostituire i pneumatici, perché il compound si era degradato, era ormai usurato. Invece siamo riusciti a mantenere anche i vari crossover, vale a dire degli stint di cambio gomme, per dire al 15esimo, 35esimo giro, e gli stessi piloti che hanno detto che anche prima del primo giro dell'ultimo giro di essere chiamato ai pit stop, che sentivano ancora molto bene la monoposto. Perfetto, noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco.
Rieccoci insieme, seconda parte di 20.000 giri. Oggi stiamo parlando del mondiale che si è disputato, della prova del mondiale che si è disputata in Australia, ma ora vogliamo fare un piccolo excursus perché il nostro Mario ci vuole parlare di quante ore di fatto spettano ad ogni team per poter lavorare in Galleria del Vento e chi è anche l'ultimo acquisto fatto in Ferrari. Quante ore spettano di Galleria del Vento per ogni team? Le ore sono stabilite in base al piazzamento ottenuto nel Mondiale Costruttori, però avviene in modo invertito, vale a dire ai primi spetta meno ore, agli altri invece spettano più ore da usare in Galleria del Vento. Ora vediamo la tabella. La vincitrice Red Bull è quella scuderia che avrà meno ore, vale a dire Red Bull 70% 840 ore, Mercedes 75% 900 ore, Ferrari 80% 960 ore, McLaren 85% 1020 ore, Aston Martin 90% 1080 ore e così via in crescendo fino alla decima scuderia che è la Haas con il 115% 1380 ore. Maranello ha fatto spesa ancora in Mercedes, arriverà a breve Jerome D'Ambrosio, il 38enne che si occupava in Mercedes del Drive Academy, ovvero scovare i nuovi talenti ed inserire nel Drive Academy le scuole Mercedes per i giovani piloti. In Ferrari si occuperà e continuerà il lavoro che faceva in Mercedes. Perfetto, vi terremo aggiornati anche su futuri acquisti, visto che è un po' tempo di calciomercato, di motomercato mi verrebbe da dire, e quindi vi terremo aggiornati anche sui nuovi arrivi proprio a Maranello, se ce ne saranno nel corso delle prossime settimane. Ma torniamo a noi, torniamo alla nostra puntata e rimaniamo però in casa Ferrari, Marco, perché è stato annunciato che ad Imola arriverà un grosso pacchetto di aggiornamenti per quanto riguarda Ferrari. A tuo avviso, di cosa ci possiamo aspettare? Aumenteranno le prestazioni? Dove potrebbe essere concentrato il tutto? Cosa ci aspettiamo? Ma diciamo che la Ferrari di ieri è stata perfetta, quindi mi auguro che sia qualcosa che migliori. Non so, forse il punto di velocità o... Per riuscire magari a recuperare quel piccolo gap, esatto, che effettivamente ci separa ancora da Red Bull. Oh, sì, appunto, diminuire il carico nel dritto, ma credo che non, chiaramente ci sarà qualcosa di nuovo, perché la Red Bull non è copiabile, quindi non andiamo oltre. La Red Bull era quasi perfetta, adesso... Dovrebbe essere perfetta perché il problema l'ha avuto nei freni. Quello che riguarda aerodinamica, motore così, c'è stata. Quindi credo, ecco, forse ricercare ancora un po' di potenza di motore, più in continuità. Sì. Perché mi sembra che nelle prove riescono a dare più motore, in gara lo devono gestire. Sì. Sì. Quindi forse qualche cavallo in più non sarebbe male, a mio parere. Ecco, tu Mario, sì, volevi aggiungere? Era un pacchetto sostanzioso, diciamo, di grosse novità che dovrebbero permettere sicuramente di migliorare le performance del monoposto. Sì, sì. Le novità più importanti dovrebbe essere, diciamo, un nuovo fondo, tutto un discorso di una nuova scanalatura per quanto riguarda nella zona per quanto riguarda le prese d'aria, soprattutto anche le intake, vale a dire le prese d'aria potrebbero addirittura avere un disegno completamente, un layout completamente diverso. Quelle prese d'aria dinamiche che portano veramente l'aria all'interno dei radiatori per il famoso heat dissipation, vale a dire per il dissipamento del calore all'interno, diciamo, del motore, perché lo devi dissipare sia per quanto riguarda i radiatori e soprattutto anche in tutta l'aria, sia del motore endotermico turbo, dove lì raggiungiamo addirittura i 1000 gradi, ecco. Probabilmente, ecco, si dice che anche queste bocche, chiamiamolo queste bocche famose intacchere, ecco, dovrebbero essere riviste nel loro layout. Poi nella parte bassa i famosi canali Venturi, dove nella parte bassa, se notate, ecco, tutta questa sciancratura dovrebbe essere, diciamo, rivista.
è un pacchetto abbastanza sostanzioso, perché se parliamo anche, diciamo, del fondo, si parla anche di una nuova ala posteriore e soprattutto anche di riuscire a migliorare quella che è la parte posteriore della monoposto, dove ci sono il famoso engine bonnet, vale a dire il cofano motore, per riuscire a portare tutto questo flusso d'aria per riuscire a alimentare meglio l'estrattore, quello che è in pratica il fondo della monoscocca, l'estrattore, diciamo, che dice, estrae l'aria e crea carico aerodinamico. Si cerca di riuscire a poter, sia da sotto, da poter estrarre più aria che aumenta il carico dell'aria, ma da sopra questo flusso aerodinamico che possa scorrere in modo più velocemente e crea meno drag, meno resistenza. Sì, sì, sì. Ovviamente la monoposto puoi guadagnare anche qualche chilometro di velocità. Che sono poi quei decimi che di fatto ci separano. Esatto, sono dopo teniamo sempre presente che anche gli altri miglioreranno, perché certo, se la Ferrari migliorerà, migliorerà la Red Bull, migliorerà la McLaren, pertanto voglio dire, si tratterà di capire chi farà lo step maggiore. Ecco, certo, chi insegue deve sempre fare uno step maggiore rispetto a chi avanti. Perché se migliori di 3 decimi la Ferrari, ma li migliori di 3 decimi anche la Red Bull, siamo ancora con un al gap, punto di partenza. Siamo al punto di prima. Ecco, ma certo, visto, Mario, rimango con te ancora un attimo, visto che hai accennato a Red Bull. Si sa qualcosa di più della lotta di potere interna a Red Bull? Ci sono stati aggiornamenti in queste settimane? Ma, diciamo, si dice che sia stata sotterrata l'ascia di guerra, sia tornata un po' di calma, sia tornata un po' di pace. Però qualcuno dice che resta ancora questa pace e cova ancora comunque sotto la cenere pronta a esplodere. Non si sa ancora Chris Horner, che lui ha in mano appunto il team principal, che ha in mano, diciamo, il polso della situazione, è stato salvato dall'esonero dalla parte, della parte thailandese che detiene il 51% della proprietà di Red Bull. Marco invece è stato salvato dalla parte austriaca che mantengono il 49%, in pratica il figlio di Matevit, del compianto Matevit, è lui che detiene il 49% della cosa. Sembra che sia tornata, diciamo, un po' la pace, però ecco, c'è ancora si sta covando ancora, perché non è proprio del tutto la cosa. Ci sono ancora delle beghe interne che devono, diciamo, essere sistemate, ci sono degli ingegneri, si dice che anche Adrian Newey non sia contento, diciamo, di questa situazione, lui è un ingegnere che non ama vivere in queste montagne russe, di cosa. È un personaggio molto tranquillo, molto calmo, vuole lavorare in ambienti sereni, tranquilli, e questo modo così, diciamo, di queste montagne russe che in effetti... C'è stato proprio questo, diciamo, questi attacchi, diciamo, al potere si sono sia da una parte Helmut Marko e dall'altra Chris Horner, diciamo, se le sono proprio date in modo, cioè, ovviamente in senso metaforico, intendiamoci, però c'è stata proprio veramente una battaglia, Poi sono riusciti attraverso le proprietà a mantenere i loro posti, però ci sono degli ingegneri che non sarebbero contenti, e a questo punto si dice che Ferrari stia sotto sotto lavorando per cercare di riuscire a riuscire a prendere qualcuno, o Peter Vacher o altri. Certo, il colpo grosso sarebbe Adrian Newey. Secondo la Bild, il giornale tedesco, un giornalista tedesco avrebbe ricevuto una soffiata, un'indiscrezione da un giornalista inglese che è nell'ambito della Formula 1 e conosce bene Red Bull, e che gli avrebbe detto che Ferrari e con il geniale eclettico progettista Adrian Newey sono già in fase avanzata per quanto riguarda colloqui, secondo sempre come consulenza almeno. Adesso come consulenza si parlerebbe. Magari eventualmente porteranno qualcosa là in Inghilterra. Anche perché, diciamo, Ferrari... Come fecero con Barnard, no? Esatto. Sì. Perché sembra che Ferrari, almeno la dirigenza Ferrari, gli abbia promesso di farlo, perché la Ferrari sta lavorando anche un progetto di vela, tipo America's Cup, sta progettando un progetto di vela, e Adrian Newey lavora su questi progetti qui, e gli avrebbero anche garantito
che gli avrebbero lasciato disegnare anche forse un paio di Ferrari, che lui ha il pallino di poter disegnare anche Sì, ne sui avevamo supercar. accennato, infatti, sì. Gli avrebbero garantito anche che gli avrebbero dato la possibilità di. Comunque, ecco, vi terremo aggiornati anche in merito a Sì, il questo, colpo grosso è visto. Newey, Sì, chiediamoci. Il colpo assolutamente. grosso, perché lui, diciamo, l'uomo È lui geniale, la Red Bull. è lui la Red Bull, È lui, esatto, ha degli certo, ottimi collaboratori, degli ottimi ingegneri. chiaramente era Certo è, solo. scusate, scusami, Marco, ho trovato la parola. Certo è che di sicuro ve lo posso dire, se viene, non viene da solo, perché Vabbè, sapete che non si si spostano da porta, soli. esatto, si porterà sicuramente sempre il suo braccio destro, il suo braccio sinistro, il suo collaboratore più fidato e quant'altro, insomma, probabilmente potrebbe venire una pletora di ingegneri, magari di 3-4 ingegneri, potrebbe arrivare insieme a lui. Bene, come vi dicevo, vi terremo appunto aggiornati, ma guardiamo un po' più in là, guardiamo alla prossima prova del Mondiale. Si correrà il 7 di aprile in Giappone. Cosa ci aspettiamo da questo circuito, Marco? Penso più o meno non cambierà molto, sarà sempre lì la Red Bull, Ferrari e E McLaren. McLaren. A vedere se questo qui è stato un fuoco di paglia o se è qualcosa di più concreto nella Red Bull, Nella Red Bull, ecco. sì. Le altre due si batteranno perché, come dice lui, la Ferrari le novità le porterà più Da Imola, avanti, sì. verranno presentate più avanti, quindi in questo momento le macchine sono quelle che abbiamo visto in In queste queste prime prove. prime prove. Però è un circuito abbastanza guidato, quindi la Ferrari dovrebbe Comportarsi bene. comportarsi. Vedi davanti ancora Ma Sainz? sicuramente secondo me. In caso Ferrari, vedi davanti ancora Sainz o Leclerc su questo circuito? È una bella domanda perché Leclerc mi ha deluso molto. Io sono per Leclerc sicuramente. Sainz l'ho sempre considerato il diesel, no? Però in questo momento qui è davanti Sainz, c'è niente da fare. E probabilmente è molto emotivo. Leclerc pensava fosse più freddo. Invece sente, per me sente quella presenza. Perché di solito il primo nemico è il È il compagno di compagno di squadra. squadra, eh? Quindi mettiamo sempre in chiaro quello. E quindi Leclerc lo vedo, dovrebbe fare, ecco, no? Una buona prova che allora si rincuora, ma se no fino adesso, per adesso è davanti Sainz. Anche tu, Mario, la vedi così? Ma io mi volevo soprattutto fare un sequel, se mi permettete, per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone. Il layout del circuito comporta che ha 3 o 4 curve molto veloci subito dopo l'arrivo, cioè il rettilineo, poi c'è queste curve veloci. Queste curve veloci già da alcuni anni la Ferrari le soffriva, vale a dire questo cambio repentino veloce delle cose, la Ferrari l'ha sempre sofferto. Qui, diciamo, ci troviamo proprio alla famosa prova del 9. Vedremo se in parte questa S24, questo tipo di problema, siano riusciti a farglielo superare. Probabilmente è un banco di prova che cercheremo probabilmente, ecco, di capire in questi curvoni veloci come la Ferrari si comporterà. Se si comporterà molto bene, potremo vedere anche qualcosa di un bel campionato, sempre fermo restando che sicuramente il pronostico va sempre su Verstappen. Però se comunque, a parte poi il Gran Premio dico del Giappone con queste curve, è un problema che comunque dobbiamo risolvere di questi curvoni veloci, perché ce li troviamo a Monza, ce li troviamo a Silverstone, ce li Sì, troviamo a beh, ce Spa, ne troviamo. ecco, ce li troviamo queste curve veloci. E abbiamo questi cambi di direzioni a queste velocità, 240, 250, 260, la monoposto, il layout della monoposto lo ha sempre sofferto, perdendo o l'avantreno o il retrotreno, l'ha sempre sofferto. Se probabilmente, speriamo che siano riusciti, qualcuno in Ferrari dicono che rispetto alla S23 quei problemi cronici lì non li ha più, speriamo che ci possa essere, diciamo, un buon Gran Premio di essere lì ancora, diciamo, a salire, diciamo, cominciamo a dire a salire sul podio, se poi verrà qualcosa in più,
va bene, se arriverà qualcosa in più. Noi ci aspettiamo, diciamo, il podio, io aspetto il podio perché sicuramente Verstappen sarà ancora sarà ancora lui, diciamo, l'uomo da battere, sicuramente. Ecco, perché c'è stato quel problema, ma sicuramente lo si ripeterà. Sì, è un problema isolato, ecco, è più esatto. Probabile che sia un problema isolato. È una parte che si può gestire. Sì, esatto, sì, sì. Probabilmente non si ripeterà, però se dovessimo riuscire ancora, almeno fare ancora un secondo, un terzo, insomma, sarebbe ancora, diciamo, un buon risultato per Ferrari, sì, ecco, in questo momento. Poi vedremo, andando avanti, se riusciremo proprio a mettere il famoso sale sulla coda della Red Bull, se riusciremo proprio ad avvicinarsi e essere lì a giocarsi qualcosa di importante. Perfetto, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ricordo anche le repliche della nostra trasmissione, che andranno in onda il martedì alle 18 e il mercoledì alle 21. Per quanto riguarda la nostra trasmissione... Volevo dire il prossimo... Sì, lo ricordo. Scusami. Ricordiamo che si gareggia il 7 di aprile appunto in Giappone, per cui noi saremo qui insieme il lunedì per commentare questa prova del Mondiale. A me non resta altro che ringraziare Mario Zucchelli e Marco Ioni. Buongiorno. Per essere stati con noi, e ci rivediamo appunto dopo il Gran Premio del Giappone.